a belli le case, schiaccare, a mancare proprio. Se non vi piace, non vi fa un piacere lo storia, mezzo fratellini, a belli le case. In un momento dove la democrazia è come, come dire, la mobilità del tifoso juventino allo stadio, vi lascio fare, a belli via! C'è la premiazione per Chiellini che è chiuso. Non so se si sentirà, comunque Lazio Corsara! Ci ha detto pure male il primo tempo, ci ha detto pure male! Ci ha detto pure male, male, male! Allora ragazzi, prima cosa grazie ai ragazzi del No Bullshit. Ho rifatto una trasferta col Panaro Pischello, ragazzi, che bello, 7000 km del lunedì insieme a tanti fratelli, 2000 fratelli, e nel mentre che vai a Torino già fai biglietti per l'ultima contro il Verona. Comunque noi andiamo, comunque noi andiamo, la Lazio è grande, comunque noi andiamo, la Lazio è grande, comunque noi andiamo, comunque noi andiamo. 1, 2, 3, 4, la Lazio è grande. Primo tempo sfortunato, ragazzi, perché sì, come al solito si piazzi, così calci piazzati, diciamo, qua ragazzi, non è che ho potuto vedere tanto, ragazzi, sono onesto, ma che bello per Lazio, che bello. Insomma, primo tempo 2-0 per loro, dove all'inizio noi prendiamo una traversa con Cataldi, poi il Boro Cabral, ragazzi, si calcio d'angoli, guardavano Cabral da solo, io e dire lascio sta, non ti preoccupare, lascia o sta, e così è andata, ragazzi, perché poi due tiri, due gol, forse, come ho detto, non l'ho vista benissimo, non so se il secondo di Morata sia un euro gol. E poi dopo il secondo tempo esce la Lazio, i ragazzi 1800, 2000 persone a cantare tutti e 90 minuti, belli come il sole, belli, eccolo Marco, eccolo il gruppo del 48, dai, è belli come il sole, non potete capire che è bello, un applauso. Ragazzi, poi inizia il secondo tempo, avessero di Erboro Cabral, Erboro Cabral non lo marcavano, poi guarda, non ti preoccupare Cabral, Morello, questo sta a significare che anche voi capite che cosa ci è mancato per lottare, è sempre lì, siamo sempre lì ragazzi, poi 2-1 su un calcio d'angolo la spizza paga, devo dire che ci sta mettendo tanto cuore. Lo devo ammettere perché sto ragazzo, amico, e prima a denigrarlo, ma almeno tanti avessero la stessa grinta di lui, ragazzi. Esperienza, personalità. 7000 km, 700 km. 7000 sono da giorni. 700 km del lunedì. Sommate le tende e otterrete un muro invalicabile. E poi e i suoi due compagni. Il gol annullato, giustamente, dalle poche immagini che vedo. Che 2-2 sembrava finita e poi il giocatore più bello della Serie A, e il giocatore più buono della Serie A, e il giocatore del centrocampista più forte del mondo, Milinkovic Savic, ci fa godere, grande Milinkovic, Chiellini se ne va, Chiellini se ne va. Che bello ragazzi, due annotazioni, la prima, lo stadium è fantastico, è bellissimo, sembra un teatro e forse la mancanza dei gruppi organizzati ha reso il tifoso juventino, come dire, se lo servito c'è persona, uno spettatore un po' di livello, un po' snob, poca cogliardia, non si divertono più. Noi siamo venuti
dal 2-0 continuiamo a cantare, che bello. Già mi manca la Lazio, chi devi dover tornare a New York, però la società che mangia su, la società che sta giovendo, la società che mangia bene, la società che lavora. Insomma ragazzi, così Juventini, ho capito che era una nascita, non avete vinto niente, ma come fate a non divertirvi con lo stadio del genere, tutto il tempo seduti così un po', sono tristi, però la Lazio è bella, i laziali sono belli, grazie a tutti e ricordatevi, prendevo l'amo e l'altro strisciano.